Buongiorno a tutti ragazzi e buona domenica. Allora, volevo rispondere a dei commenti che sono stati fatti sotto il mio ultimo video dove spiegavo, diciamo, illustravo la differenza del marketing poi e quello che realmente, diciamo, succede in una situazione reale. Mi riferisco al video, la tecnica vincente contro il coltello e via via via, però il tutto è globale. E, diciamo, questi commenti, specialmente fatti da chi, persone con nomi, sicurezza, special, operation, close protection, cioè tutte queste persone che non mettono mai nome e cognome, perciò non si identificano mai, neanche nel dire la loro opinione, perciò mettono nomi di fantasia. Cioè, io perlomeno quello che penso e dico, non faccio montaggi video, come vedete oggi sono nella sede dell'Iris dove faccio docenza e prendo il mio telefonino e dico quello che penso. Il mio canale è nato così e andrà avanti così. Allora voglio rispondere a questi signori perché ho notato che il morbo del culto indiscutibile colpisce un po' tante persone, del tipo. Allora, queste persone discutevano sul fatto che se eventualmente in una situazione in cui hai puntato un'arma da fuoco, hai puntato un coltello, chiaramente se è per il portafoglio, come spesso dico anch'io, diciamo cediamo perché sappiamo, loro per primi dicono che cedono perché sanno che è difficile fare disarmi, è difficile fare situazioni fantasiose. Però la cosa cambia se eventualmente minacciano la moglie, il figlio e via dicendo. E fino a qua il punto in comune va bene. Però loro usano questa situazione per giustificare una serie di cazzate e di tecniche di marketing che si insegnano per diffondere. Allora, lo stesso principio che ho detto qualche secondo fa lo condivido. È normale se un ladro o una situazione di portafoglio, per carità di Dio, okay? Se è una situazione in cui hai la moglie sotto un coltello e voi devi, capisci che sta per morire o capisci che stai per morire anche in prima persona, fai delle cose, agisci in determinate cose. Sì, ma quello che voglio sottolineare, non agisci con le stronzate che si vendono su uno pseudo professionista, perché sembra che da quando ho fatto sti video alcuni adepti, sottolineo, no, allievi, adepti corrano. E questo mi ricorda un po' il principio di Bruce Lee quando all'inizio criticò tantissime situazioni sulle arti marziali statiche, che fu criticato direttamente da tutti perché aveva messo in discussione millenni e millenni di situazioni. Cosa voglio dire? Che arrivano delle persone di un culto indiscutibile, cioè queste persone, e ho visto che non sono poche, ma abbastanza, hanno bisogno di una guida, hanno bisogno di chi gli dice. E secondo i vari video, video 1, come liberarsi da una presa al bavero, video 2, come buttare giù l'aggressore con un colpo solo, numero 3, come riuscire a fermare 10 persone armate con 20 mitra a mani nude. E loro, allora, siccome si sintonizzano su questo canale, fanno l'iscrizione, ogni cosa che dice questo soggetto, che è un grande oratore, che fa lì, colpisce talmente dentro la testa che non usano la logica. Ma hanno bisogno di questa persona che ogni volta mette un video e gli dà delle speranze. Che succede? Cosa nasce da quella speranza? Da quella speranza nasce quello che, per carità di Dio, ma rispetto per tutti, come sapete l'ho per tutti, però ha un impiegato magari che fa un lavoro bellissimo, tranquillo, okay? Quando va in palestra in automatico switcha e diventa il Rambo. E attenzione perché questa stessa persona che è stata presa a livello cerebrale, che è convinta di essere Rambo, ok? Inizia ad avere delle sue opinioni perché qualche pseudo maestro, qualche pseudo professionista gli ha detto che per morire con delle coltellate deve perdere fino a 2 litri, 3 litri di sangue. Allora lui dice: cavolo, il mondo non è solo il mio lavoro e il computer, qualcuno mi insegna e mi dà la speranza che se un domani questo mondo cattivo mi mette di fronte qualcuno col coltello, lo posso affrontare. E chiaramente da lì parte anche la giustificazione, perché il lavaggio del cervello che gli è arrivato è quello che il pseudo professionista gli dice: non solo puoi perdere 3 litri e mezzo di sangue, però
fai attenzione perché se è per il portafoglio, daglielo. Ma se è una situazione in cui c'è tua moglie sotto le lame, tu devi e riesci perché puoi perdere fino a 3 litri e mezzo di sangue. È qui che scatta, sia negli adolescenti che negli adulti, la situazione di sentirsi Rambo. E mi capita molto spesso di confrontarmi con queste persone, ok? Che parlano di armi, perché in automatico switchano, cioè vanno al lavoro in giacca e cravatta e va bene, poi switchano e diventano dal martedì al giovedì, dalle 19 alle 20, 2 giorni, diventano Rambo, capiscono come proteggere le persone e tante volte vanno contro a dei video, delle situazioni di persone reali che magari hanno missioni alle spalle, missioni all'estero e tante altre situazioni, oppure sono dei veri professionisti. Lui, con la scusa di dare la sua opinione, dà il suo giudizio, perché la materia che conosce è quella dello pseudo professionista che gli ha insegnato a togliere i coltelli, a dire di stare attenti, però se state in una situazione difficile, quella situazione che lui vi insegna funziona. Allora, io mi domando, ma se non funziona nel momento in cui mi minacciano e gli do dal portafoglio, perché funziona quando minacciano mia moglie o mio figlio, qual è la situazione? Cioè, se è una stronzata prima, perché è una stronzata che poi funziona dopo? Cambia solo l'atteggiamento mentale? Che chiaramente io per primo dico che è tutto, però bisogna fare molta attenzione, perché vuol dire poi affrontare quella situazione in una maniera errata, perciò significa morire appresso a chi è stato minacciato. Però tutto questo non viene detto perché? Perché mentre parliamo, provo anch'io, eh? Aietta! Niente, provo. Felpa? Niente, non arriva. Purtroppo io sono poverello, un clicco non mi tira niente a nessuno, anzi, può darsi qualche sasso di qualche invidioso sicuramente. Detto questo, la battuta per scherzare. La stessa situazione mentale portata ad un adolescente è grave. Perché l'adolescente cosa fa? Dice ok, si convince, chiaramente la sua mentalità è molto più malleabile. E dice, ok, allora mi è stato spiegato che se mi tolgono il portafoglio, nulla, però siccome posso perdere fino a 2-3 litri di sangue con delle coltellate, beh, ti devo dire che però, insomma, sono forte, sono giovane, quasi quasi. E sappiamo benissimo che se è enfatizzata questa situazione, il giovane va a cercare il coltello, è lì che dopo rimane sotto, ok? E purtroppo ci lascia la vita. Però chiaramente non è riconducibile penalmente alla persona che gli ha insegnato sta stronzata, ok? Io quello che vi dico, ragazzi e signori, perché quelli che commentavano erano adulti, signori, fate attenzione, quando vi si illustra una tecnica o vi si fa vedere una cosa, non guardate solo la tecnica, ma guardate pure quello che uno dice. Uno che vende una tecnica così è lo stesso venditore, con tutto il rispetto, di un prodotto del folletto, di un addetto alla vendita, è identico, non è che cambia, solo che quello vende un prodotto e se non funziona non succede niente. Ma se invece viene venduta una situazione del genere, qualcuno ci può rimettere la vita e questa è la responsabilità. Perciò fate molta attenzione, state attenti perché cosa succede? Dietro dovete sapere che se io domani inizio a dire che i coltelli con i denti si possono togliere e che poi se vai a vedere le tecniche che fanno, sono sempre stronzate. Perché ti dico i disarmi non funzionano, o sì, non è il caso di farli perché purtroppo percentuali molto basse, però alla fine del video ti faccio vedere che blocco un braccio, do una ginocchiata e levo il coltello. Cioè, come dire, non va bene, però io lo faccio. È come dire, occhio, vi ho convinto a livello professionale con le parole che sono bravo, venite da me perché vedete il disarmo funziona. E questa è una linea sottile molto pericolosa. E vi dico, tutto gira intorno a questo. Creo, faccio il video, perfetto, adepti, visualizzazioni, commenti inizio sulla pagina di Facebook a mettere corsi istruttori per diventare Rambi, che poi sono aperti a tutti. Voi mi spiegate uno senza esperienza, senza aver mai tirato un calcio, aver avuto un'esperienza particolare, senza come fa di, cioè se prima lui deve capire cosa fare, come fate ad insegnarlo agli altri? Ecco, e questo è già un grande problema, ma in Italia sembra che questa cosa sia sorvolata. Oltre questo, che succede? Pubblicità, arriva nei magliette, arriva nei cappelli e il video va una bomba, proponiamo corsi istruttori. Ho visto io stesso con i miei occhi che sotto la promozione della locandina dei corsi istruttori che si fanno
è pieno zeppo di persone, pieno zeppo di persone che chiede come fa per partecipare, chiaramente a una certa quota X. Ma quello che mi fa ridere è che queste persone che commentano, siccome non sono un coglione, ci vedo, la persona che chiede informazioni l'ha chiesta magari un mese fa. Un mese dopo ritrovi la stessa persona del commento che pubblicizza sul suo profilo che è diventato istruttore. Perciò il corso, parliamoci chiari, non dura 6 anni, 7 anni, ma dura forse un mese. Cioè quello deve capire come funziona, un mese già insegna. Perciò se poi ha preso delle cazzate, elaborate ancora di più, diventano ancora altre cazzate. Ma tutto questo è un giro di marketing, funziona così. La formazione seria ce n'è poca in questo paese. Funziona così, faccio il corso, ma tira il video. Bene, come posso arrotondare lo stipendio? C'ho il mio lavoro? Bene, però insegno in palestra 2 volte a settimana. Prendo questo corso, che poi non si sa con che diploma riconosciuto da che il Krav Maga, ripeto, non è riconosciuto dal CONI. Perciò non so su che basi poi si insegna, perciò non è riconosciuto dal CONI. Perfetto, prendo il diploma, insegno, ok, continuo a diffondere l'idea che le persone normali diventano rambi, e questa è una linea sottile molto pericolosa, a mia volta in automatico. Dico la mia, perché come ho preso quel diploma con 3 giorni, io sono esperto. Ciò posso controbattere altri esperti che magari sono esperti per davvero, che io è solo da ridere. Tutto questo è un giro di soldi che porta tra magliette, felpe, cappelli, corsi istruttori, seminari, e in ogni regione ho un referente. Te credo, se ogni fine settimana ne faccio 10-12, a un'ipotetica cifra X, è un buon guadagno. E poi mi rappresentano. Tutti quelli che mi rappresentano nelle regioni avranno altri allievi. Perché? Perché l'istruttore di turno, il neo istruttore, fa vedere il canale. Tutto questo è tutto un circondario di soldi, ma in realtà che c'è? Niente. Fuffa. Non c'è niente. Perciò, ragazzi, state molto attenti. E non è dire, ha visto quello che è bravo, c'ha un responsabile dentro ogni regione. Che vuol dire? Decreto 2 giorni, fatto il corso, è finito, e va lì e professa. La metodologia professa la situazione perché continua a dare, a illudere persone che la mattina quando si tolgono il pigiama, martedì e giovedì, pantalone militare e diventano rambi. State lontani da queste persone. Vi mando un abbraccio, ragazzi, scusate anche perché tra un po' devo iniziare. Vi mando un abbraccio, grazie mille, sia per i commenti positivi che negativi. Un abbraccio a tutti.